abbiamo parlato prima di scalabilità, vi dico un'altra cosa. Bello, ma qua, prodotto scalabile, funziona, tutto web, i clienti arrivano, si loggano, fanno l'app, pagano. Loro fino a un certo punto. L'aspetto che è emerso negli ultimi mesi è che in realtà il cliente più è grosso, più vuole parlare con te, più vuole avere informazioni, più vuole un rapporto umano, un contatto. E quindi cosa che non scala? Non scala la qualità di sales. Questo è il problema degli ultimi 2 mesi. Cioè adesso appunto siamo al punto che abbiamo 130-140 clienti che hanno pubblicato in tutto quasi 400 applicazioni e noi siamo in 6. Quindi sai, se hai 100 clienti comunque non chiamano tutti i giorni, però chiamano, mandano mail, vogliono interfacciarsi con l'azienda, giustamente. Dettaglio che non avevamo previsto. Quindi il problema è che io ho due ragazzi che passano la giornata al telefono a scrivere mail, a gestire i clienti esistenti, non riescono a lavorare sul nuovo. Allora, qual è stata l'idea? L'idea è stata quella di aprire un reseller program, quindi dire, perché nel frattempo cosa accadeva? Accadeva che tanti miei clienti, alcuni nostri clienti, un buon numero, dicevano: sono contentissimo, quell'app è una figata, ma accade che è venuta da me della gente che mi chiede: mi fai un'app come quella che hai fatto per te su un altro territorio? E ci chiedono: lo possiamo fare? Sì, lo potete fare, e allora lo mettiamo in un frame, questa cosa qua, che si chiama Reseller Program, in cui tu diventi il mio reseller, e abbiamo iniziato a ragionare di come strutturare gli obiettivi da dare, gli sconti da dare, eccetera, eccetera, per fare in modo di creare cosa? Una serie di hub, di reseller, cioè di soggetti che mi gestiscano N clienti, di modo che io non mi devo interfacciare con N, ma mi interfaccio con uno che me ne gestisce N. Quindi, come vedete, in realtà qua ogni mese c'è da inventarsi qualcosa di nuovo. Dicevo, la sensazione di fare una startup, soprattutto negli ultimi mesi, che il trend di crescita sta aumentando, è quello di essere su un'automobile che sta accelerando, e più accelera, più iniziano a rompersi dei pezzi, e te li devi riparare in corsa. La sensazione è veramente un po' quella lì, che non sono magari dei pezzi di prodotto, a volte sono dei pezzi di modello, no? Questa cosa di reseller che è venuta fuori, a un bel momento mi ha detto: oh, ma qua non riusciamo più a gestire i clienti, dobbiamo inventarci qualcosa. E lo devi fare mentre nel frattempo questi aumentano e ogni giorno arrivano le stesse richieste del giorno prima, eccetera, eccetera. Quindi questi sono un po' i problemi che dobbiamo fare in questo momento.